Bentornati nel canale della CrossFitter con la 104. E dato che siamo all'aperto, Daniela si farà tutto il tempo al video parlando così perché si vergogna. Oggi questo cambio location è dovuto al fatto che nella stanzettina fa caldo. E inauguriamo una nuova rubrica. Ossia. Le bufalette. Bufalette, Però le bufale le bufaline. sono buone da mangiare. Queste no. In questo nuovo format andremo a smentire 5 bufale di un determinato argomento. Oggi andiamo a smentire 5 che bufale. trattano, diciamo, l'argomento alimentazione. L'ananas fa dimagrire. Se fosse così facile saremmo tutti in forma, E magrissimi senza un filo di tutti grasso. con un allevamento di ananas a casa. Piantagioni E tutte con le di piantagioni di ananas, perché non si allevano le ananas. No, ragazzi, l'ananas non brucia i grassi. L'ananas contiene una sostanza, al suo interno si chiama bromelina. La bromelina è quella che avete negli integratori diuretici. Fa fare tanta pipì se è presa a stomaco vuoto. A stomaco pieno vi aiuta a digerire. Quindi è un ottimo alimento, fa bene, contiene diverse vitamine, vi aiuta a smaltire anche il liquido in eccesso, ma no, mi dispiace, Io non. infatti Di prendo l'integratore con la bromelina, bromelina, che è sì. più concentrato. Esatto. I carboidrati la sera fanno ingrassare. Sì, ragazzi, se li prendete dopo mezzanotte diventate dei mostri assassini. I carboidrati non fanno ingrassare la sera, non fanno ingrassare la mattina, non fanno ingrassare a pranzo, fanno ingrassare se ne mangiate troppi. Quindi una volta si pensava che, siccome per la sera andavi a dormire, non li smaltivi. In realtà il nostro corpo prende i carboidrati e li trasforma in glicogeno. Quindi questo glicogeno sono le nostre riserve di energia. Quindi durante la notte cosa fa? Li scompone e li trasforma in riserve di energia, non in grasso. Quindi mangiate tranquillamente i carboidrati. La Quelli sera. nella vostra dieta, gestiteli come volete. Il timing non è così importante come si pensa. L'unica cosa sulla quale molte della letteratura scientifica è d'accordo è quella di mangiare i carboidrati dopo l'allenamento. Quello fa bene. Il kamut è senza glutine e quindi è più salutare. Non è così No, semplice. proprio non è così. No, il kamut contiene Il glutine. kamut contiene glutine, è semplicemente una tipologia di farina che è Con un marchio stata registrato. registrata, esatto, con un marchio, e quindi c'è tutta un marketing dietro che lo fa sembrare, diciamo, migliore degli altri, ma è semplicemente una tipologia di farina. Quindi sì, contiene glutine, c'è da dire che la produzione dice che è prodotto con un metodo biologico e che non ci sono modifiche genetiche, questo è quello che viene dichiarato, ma è un grano come tanti altri grani ottimi. Contiene glutine, quindi se siete celiaci non lo potete mangiare lo stesso. Acqua e limone al mattino fanno bene alla salute. No, ragazzi, il limone nell'acqua non serve assolutamente a nulla, perché un bicchiere di acqua al mattino fa bene. Approssimiamo, lasciamo stare tutti i tecnicismi, diciamo che rimette in moto l'organismo. Ok, il limone, se vi piace il sapore, mettetelo, ma a livello di benefici, le sostanze benefiche del limone sono quasi tutte nella buccia, gli oli essenziali della buccia. Dentro contiene acido citrico. L'acido citrico non riesce a basificare il nostro stomaco, perché noi abbiamo acido cloridrico a pH 1, 2, 3, a seconda se è stomaco vuoto o pieno. Se è vuoto sarà su pH 1 o 2. Quindi mettere un qualcosa di così debole non andrà a cambiare il pH del nostro stomaco. Quindi, se vi piace, mettetelo, ma non pensate che vi svolterà, che vi cambierà la vita. Lo zucchero di canna è più salutare di quello bianco. Allora, lo zucchero di canna è esattamente come quello bianco. È uno zucchero di canna, è stato la canna da zucchero, invece l'avrebbe pentola da zucchero. Subisce dei processi di lavorazione, ha lo stesso contenitivo calorico, ha lo stesso procedimento industriale, se qualcuno è con dei procedimenti industriali. Di conseguenza, se vi piace il gusto, mettetelo, ma non cambia assolutamente. Cippa, cippa. Detto questo, ragazzi, se questa rubrica vi piace, metteteci un mi piace, condividete il video, dateci un commento, dite a tutti che siamo bravissimi. Mettete questo video, dateci un commento. Fateci un commento, No, no, scriveteci. dateci, dateci un commento. Dateci il commento e ci vediamo alla prossima. Volta, dovevi dire volta. Volta. No, la prossima, volta, la prossima. Siamo così.